Autoricambi da Dario presenta 500 match! 500 match! Se puoi uscire una domenica. Domenica 9 settembre dalle 18 presso l'Oasi Centro Lafarge Pescara. Saranno premiate le migliori 500 d'Abruzzo. Inoltre esibizione della nuova scuola di danza Exe. Per i bambini, calcetto con il mister dell'Adriano Flacco e baby dance con le Iene, Scout Pescara 8. Balli di gruppo con Vincenzo Masci, arrosticini, bibite e gelati. Noi tutti con le 500. Musiche dal 60 ad oggi con Giovanni D'Addario, con il contributo del Comune e la Provincia di Pescara. Radio Partner, Radio Ketchup e Radio C1. Domenica 9 settembre dalle 18, 500 match. Di fronte Cementificio Pescara. Ingresso libero. Vecchie signore in mostra domani a Pescara, raduno e premiazione delle più belle 500. Domani a Pescara un insolito concorso di bellezza, niente gambe slanciate, niente muscoli ben forgiati, ma le curve di belle signore del passato, le 500. Un appuntamento davvero da non mancare, ci dice ogni cosa Angela Trentini. Dopo le Miss, dopo i Mister, ecco il concorso per le più belle 500. Sì, parliamo proprio di automobili, le simpatiche vecchie 500 della Fiat. Domani pomeriggio a Pescara alle 18, nel campo sportivo di fronte al cementificio, la manifestazione 500 Match. Verranno così scelte e premiate la più bella, la più originale, la più tecnica, la 500 che arriva da più lontano. La giuria ovviamente sarà composta da addetti ai lavori, vale a dire da meccanici e carrozzieri. Nel corso della manifestazione anche spettacoli e intrattenimenti per quanti parteciperanno come semplici spettatori. Le piccole vecchie signore a quattro ruote e i loro proprietari ce la metteranno davvero tutta per fare bella figura. Ed ora un concorso di tutt'altro genere, il servizio di Hotel Speranza. La più bella, una bianchina cabriolet del 1967 di proprietà di un monte silvanese. E poi la più originale, la più tecnica, quella che arrivava da più lontano. Ruote, cerchioni, fanali e paraurti, pistoni e ammortizzatori sono passati al vaglio di una giuria di esperti, meccanici e carrozzieri. Quindi la tanto agognata premiazione. Oltre 200 le vecchie signore della Fiat che hanno partecipato a Pescara alla manifestazione 500 Match. Un appuntamento voluto da Giovanni e Loreto D'Addario che ha visto le simpatiche quattro ruote mettersi in bella mostra come vere e proprie Miss, con un pizzico di civetteria e lo sguardo attento e premuroso dei proprietari. Buon pomeriggio, vi lascio al meteo.